storie, personaggi e curiosità. Tutto questo è Stessa Spiaggia, il nuovo format estivo targato TV6. Lungomare Nord di Pescara, trasmissione Stessa Spiaggia, siamo in compagnia di Massimo Troiani di Pepito Beach, grazie per averci aperto le vostre porte dello stabilimento alla nostra trasmissione. Allora Massimo, come nasce la vostra passione, la tua soprattutto, per il mare, per la spiaggia, e qual è la storia di Pepito Beach? La nostra storia nasce nel 96, quando i miei nonni hanno ripreso questo stabilimento. Poi insieme a mio padre e io abbiamo continuato questa passione su questo lavoro, quindi anche una passione. Il mare è una cosa che comunque vi appassiona da tanto, da una vita, cioè nel senso, per avere un'attività così importante, così duratura, è una cosa che vi piace. Certo, è un'attività bella, allo stesso tempo molto impegnativa. Intanto Pepito Beach ha una storia, ha un legame con i clienti anche durante le giornate, sempre che ogni stagione estiva. Ecco, quali sono i servizi che offrite alla vostra clientela? Allora, la nostra clientela offre di servizi di bar, ristorazione, aree giochi, campi da beach volley, e abbiamo una piattaforma in acqua galleggiante da prendisole per fare i tuffi. Poi abbiamo noleggio di pattini, noleggio di SUP. Ecco, vogliamo parlare di questo noleggio, perché è una cosa un po' particolare che non vediamo da tutte le parti. Di che cosa si tratta? Allora, questo noleggio di SUP abbiamo messo 2 anni fa e sono delle tavole che adesso stanno andando molto di moda, delle tavole da surf gonfiabili, che diciamo da in piedi e con un remo insomma, fare belle passeggiate per il mare. Beach da un po' di anni ha anche rinnovato il suo look, intanto avete questa bella terrazza prettamente per gli aperitivi e per le serate, ma in questi 2 anni avete fatto tante modifiche, tra cui anche stando attenti alla natura. Infatti mi parlavi a microfoni spenti di un impianto di riciclaggio dell'acqua. Sì, allora nel 2019 io e mio padre abbiamo voluto fare questo investimento, che abbiamo dato un nuovo look. Diciamo un casotto molto, era piccolo, anche se bellissimo, e quindi nel 2019 abbiamo fatto questo investimento e abbiamo rifatto tutta la struttura da zero, l'abbiamo ingrandita e abbiamo aumentato, diciamo, il servizio per prima cosa, per rispetto all'ambiente. Poi, come parlavi di altri servizi, purtroppo il Covid ha un po' ridotto dei servizi, soprattutto quelli di giochi e quelli sportivi. Vediamo intanto però che 2 campi da beach volley sono rimasti al loro posto, ecco, e questo è un po' anche un punto di ripartenza in vista delle prossime stagioni. Certo, l'anno scorso, per comunque, come dicevi tu, situazione Covid e tutto, abbiamo potuto montare solo un campo da beach. Quest'anno sono ripartiti con 2 campi e faremo anche dei tornei molto importanti questa stagione. Dalla seconda stagione avete messo anche dei casotti dove poter prendere il sole anche affittandoli giornalmente. Esatto, noi le chiamiamo le capannine. E queste capannine vengono affittate esclusivamente per il giorno, per la giornata, quindi giornaliere.
e sono composti da due lettini e un salottino, quindi diciamo sono sia per chi vuole prendere il sole, stare al mare, quindi avere un appoggio per il lettino, magari un salottino per chi con un aperitivo, sì, esatto. Allora, abbiamo parlato degli aperitivi, abbiamo introdotto questo tema. Pepito è molto conosciuto anche per il dopo sole, diciamo così, anche per l'aperitivo, per il pranzo, per la cena, per le sue feste. Allora, io ti saluto, noi andiamo a conoscere i gestori anche delle attività ristorative, le attività diurne, notturne di Pepito, scusate, e poi conosceremo anche un personaggio che ha fatto anche la storia di Pepito, perché da molti anni viene qui, ha visto anche l'evoluzione di questo stabilimento. Grazie di averci aperto le porte di Pepito Beach. Ogni stabilimento della Riviera che ha una storia, anche un personaggio. Il personaggio di Pepito Beach è Gabriele Martelli, a cui diamo il benvenuto, grazie. Intanto lei ha proprio visto nascere questo stabilimento e sì. Mi diceva che un tempo qui non c'era niente, solo dune, anche mine. Appena rientra da quello non c'era niente, sì. C'erano tutte dune ed era la spiaggia di Ramenato. Addirittura c'era un fortino più avanti di cemento armato fatto dai tedeschi. Pepito Beach è nato che un avvocato di Roma, era poco più di uno sgabbiotto qua. Poi quello l'ha venduto, ma non so se posso fare il nome di quello che l'ha preso. Come no? Perché no? Un certo Gustavo, che poi un amico carissimo, che ora purtroppo si sente male, non sta tanto bene. Ha tenuto un periodo di tempo, poi è arrivato il papà di Massimo con la nonna, che era così simpatica, la signora, ci scherzava sempre. E erano venuti allora e mo da allora sto in giro con questa banda di... Di ragazzi, di giovani. Lei ha visto... So come dei nipoti, qua siamo tutta una famiglia. Grazie mille niente, al signor Gabriele. Grazie. Adesso ci troviamo nell'area ristorante, nell'area bar, dove incontriamo Luigi. Ciao Luigi. Intanto, di che cosa vi occupate all'interno del bar e dell'area ristorante? Quali sono i servizi che offrite? Allora, il bar, vabbè, chiaramente è un classico bar aperto quasi 24 ore al giorno. Offriamo tutti i servizi bar, dal cocktail, aperitivo, il mojito famosissimo qui a Pepito, servizio caffetteria e poi il ristorante marinaro di pesce. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e la sera dal martedì al sabato. Abbiamo cercato di migliorare la nostra cucina, ampliando un attimino il menù e portando novità importanti e piatti rivisitati. L'attenzione vostra non solo per il bar, ma come ci diceva Massimo, anche per l'ecosostenibilità dell'ambiente. Anche questo bancone dove voi tutti i giorni lavorate con questo servizio ha qualcosa di particolare. Sì, questo è un bancone fatto da un artista locale, Rossella Moretti, un bellissimo bancone realizzato con materiale di recupero. Tutto che mi hanno detto, tutto Massimo, materiale che viene di recupero. Mare. Sì, sì, tutto dal mare, la maggior parte tutto dal mare, sì. E poi vabbè, non solo il bancone, ci sono diversi complementi d'arredo, dall'orologio, altre cose che abbiamo nel locale. Purtroppo però, e poi troveremo anche chi ci spiega questa cosa, cioè Alessio, purtroppo Pepito, famosissimo anche per le sue serate, da quest'anno e anche dall'anno scorso via del Covid c'è stato un ridimensionamento, però sicuramente qui a Pepito c'è il divertimento. Quello non manca mai, il divertimento. Allora Alessio, Luigi ci ha spiegato un po' quali sono le attività della parte della ristorazione, sì. Con lui abbiamo parlato un po' delle serate che anche a causa Covid sono dovute un po' essere rimodellate. Sì. Da quest'anno avete riniziato? Sì, abbiamo riniziato piano piano nell'attesa che si possa ricominciare a fare un po' più di casino, un po' più di assembramento come era prima del 2020. Quindi il giovedì facciamo una serata dedicata alle tribute band, invece il venerdì la serata a tema è quella degli anni 90, a partire dalla cena. E si va a proseguire nel dopo cena, dove non facciamo ballare, però facciamo rimanere sul posto le persone ascoltando musica a tema, nell'attesa che qualche DPCM ci dia la possibilità di far iniziare a ballare e di far iniziare a divertire tutti quanti nella maniera più appropriata, con la speranza che ci facciano tornare anche a fare il mojito party, che era la serata, diciamo, che ci contraddistingueva da tutti gli altri tantissimo. Ma oltre a mancare a noi manca pure ai clienti. La domenica invece adesso stiamo mettendo un po' di musica d'ascolto, la sto mettendo io, un po' di musica d'ascolto per far sì che le persone stiano bene e si facciano un drink in allegria. Allora.
La trasmissione Stessa Spiaggia ci porta all'interno del porto di Giulianova. Siamo in compagnia di Valentino Ferrante, che è il presidente dell'ente Porto Giulianova. Intanto grazie di aver accettato l'invito a partecipare a questa trasmissione. Grazie a voi, ben arrivati nel porto di Giulianova. Allora, l'estate sicuramente il porto, i porti italiani, e nello specifico quelli abruzzesi, quello di Giulianova appunto, vivono il pieno del loro lavoro, no? E comunque tanti turisti, quelli che approdano all'interno del porto con le proprie barche, tante le persone che in questi giorni di sole cercano di fare una passeggiata. Ma intanto, ecco, qual è proprio il servizio che dà il porto di Giulianova a queste persone? L'ente porto gestisce l'approdo turistico ormai da diversi anni, quello che vedete alle nostre spalle, e ovviamente cerchiamo di offrire i migliori servizi per gli utenti del diporto. Negli ultimi due mesi il porto si è riempito di tutti quelli che lasciano la loro imbarcazione fissa nel porto di Giulianova, e poi abbiamo gli approdi dedicati a quelli alle barche in transito, le barche che arrivano da fuori e approdano nel porto di Giulianova e si trovano al centro della città. E in questa maniera possono soffrire di tutto quello che la città offre e il territorio offre. Siete un punto d'approdo importante anche per il turismo del centro dell'Abruzzo. Sì, siamo il primo porto a nord dell'Abruzzo e uno dei quattro porti importanti della provincia della costa abruzzese, e il primo porto della provincia di Teramo. Rappresenta ovviamente un punto di riferimento importante per tutte le barche in transito lungo la dorsale adriatica. Ecco, per ora stavo parlando che comunque non offrite degli servizi soprattutto estivi per quanto riguarda il giro con barche o nave, però potrebbe essere per il futuro un servizio importante per sviluppare sia il porto ma anche il turismo. Noi direttamente no, però ci sono diversi operatori charter che fanno attività charter, quindi che portano i turisti in giro per attività a bordo di imbarcazioni, quindi è un servizio che nel porto c'è direttamente, non lo facciamo noi, lo fanno i nostri utenti che approdano nel porto di Giulianova. Ce ne sono diverse imbarcazioni, le informazioni sono reperibili sia all'ente porto che sui vari siti istituzionali. Ecco, per quanto riguarda la pandemia e il rilancio post pandemia, il porto di Giulianova come si sta approcciando a questo? Quest'anno stiamo cercando di organizzare compatibilmente con l'emergenza Covid alcune manifestazioni all'interno dell'area portuale. Adesso stiamo ancora cercando di mettere a fuoco insieme all'amministrazione comunale nell'ambito del calendario delle manifestazioni estive, perché ovviamente il porto di Giulianova, essendo al centro della città, si sposa bene con tutto quello che il comune organizza sul proprio territorio. Ecco, manifestazioni estive che riguardano le spiagge, ma a questo punto che riguardano anche gli altri approdi turistici, come può esserlo un porto. Da qui abbiamo detto si può partire per sviluppare il turismo della città. Ecco, vi sentite importanti appunto per questo? Il porto di Giulianova è importante per la città e per il territorio. Come dicevo prima, arrivare qui significa poter poi usufruire di tutto quello che il territorio offre. Quindi speriamo, noi cercheremo di costruire in questi anni un'immagine che vada proprio in questo senso e che faccia arrivare più turisti possibili, anche volendo dalle coste croate. Noi siamo abituati ad andare dall'altra parte perché quel territorio offre un mare invidiabile, noi abbiamo un territorio invidiabile, quindi cercheremo di portare turisti dalla sponda della Croazia nel nostro porto per poi usufruire di tutto quello che il nostro territorio offre. E per arrivare a tutto questo state facendo dei lavori anche di restyling all'interno del porto? Sì, soprattutto in termini di servizi cercheremo di migliorare l'offerta turistica. Quest'anno per fortuna è ripartito dopo tanti anni il distributore di carburante, che era assolutamente indispensabile, impensabile avere un porto turistico senza distributore. Stiamo migliorando i servizi proprio per i diportisti, e tutto questo lo stiamo programmando per il futuro. Per il futuro. E quindi un porto di Giulianova che da oggi punta già le basi per il prossimo futuro e per altre estati importanti, ma sicuramente anche l'inverno per voi è importante, perché tanti pescatori poi vivono all'interno di questo porto. Assolutamente sì, il porto vive 12 mesi l'anno. Noi quest'anno siamo già pronti per l'attività, ormai vedete alle nostre spalle gli approdi sono completamente occupati, tranne quelli riservati
alle barche in transito e poi tutto, durante l'inverno faremo tante attività di programmazione per la prossima stagione estiva e per l'attività durante il periodo invernale, perché ovviamente questo nasce come porto peschereccio e quindi tutto quello che è l'attività peschereccia va avanti 12 mesi l'anno. Grazie mille, in bocca al lupo per l'estate, per i vostri lavori e per il vostro futuro. Grazie e speriamo di avervi fatto vedere una bella immagine del nostro porto. Vi aspettiamo.